Sono il Savigliano e il Fossanese le zone più colpite dalle conseguenze del maltempo che dalla montagna si sono spostate verso la pianura. A Savigliano il Mellea questa notte ha rotto gli argini, inondando Borgomarene, dove 20 persone sono state evacuate. Sgomberata a scopo precauzionale anche l'Alstom di Savigliano con i suoi 800 dipendenti. A mezzogiorno anche il Maira è esondato in località Sanità. Case e cantine sono piene di acqua e fango. Nelle campagne di tutta la piana savigliana, i campi dove c'è solo terra senza pietre sono pieni d'acqua e già si prevedono ingenti danni all'agricoltura. Scuole chiuse nel savigliano, così come nel fossanese e saluzzese. A Savigliano oggi collegamenti ferroviari interrotti verso Cuneo e Fossano, con la soppressione anche degli autobus sostitutivi a causa delle pessime condizioni stradali. Nel fossanese lo Stura è nello stato di elevata criticità e due quartieri della città degli Acaia sono stati evacuati. Ospiti in albergo e a casa di parenti e amici anche 30 persone di Demonte e alcuni abitanti dell'Alta Valle Maira. In Valle Po a Revello il fiume ieri sera è esondato nei pressi della provinciale permartiniana, allagando i frutteti. In Valle Varaita Bellino è isolato a causa di una frana, mentre Sampeire, che senza acqua potabile e Ponte Chianale, sono difficilmente raggiungibili. In Valle Stura a Demonte 30 persone sono state evacuate, 3 onde di piena hanno fatto esondare il torrente Cant e l'Enel ha dovuto far defluire l'acqua della diga, il cui livello si sta alzando in modo pericoloso. Lo Stura fa paura anche guardandolo dal Ponte del Sale a Borgo San Dalmazzo, dove una piccola frana questa mattina si è staccata dalla parete rocciosa che costeggia la strada, fortunatamente senza conseguenze. Sul ponte vecchio di Cuneo molte persone guardano il fiume in piena, temendo che lo scioglimento della neve possa far peggiorare ancora un deflusso già comunque intenso, e la piena prevista per il pomeriggio è arrivata, spazzando via alcuni orti abusivi, meno alto il livello del gesso. In Valle Grana Castelmagno resta isolato e senza energia elettrica. L'elicottero ha portato in quota generi alimentari e carburante per le ruspe che rimuovono la frana. In Valle Maira restano isolati Canosio e Marmora. Per quanto riguarda le previsioni, l'ondata di piena dello Stura di Demonte determinerà un incremento anche del Tanaro fino ad alba, comunque con livelli inferiori rispetto alla soglia di attenzione.